Il celebre economista fiorentino Lorenzo Binismaghi, membro dell'esecutivo della Banca Centrale Europea, ha ricevuto dal presidente della UIST Franco Torrini le chiavi dell'amicizia 2008, l'annuale riconoscimento assegnato dall'Unione Imprese Storiche Toscane, associazione che riunisce 21 marchi ultracentenari della nostra regione. La consegna delle chiavi dell'amicizia si è tenuta giovedì 11 dicembre nelle prestigiose sale di Palazzo Incontri a Firenze, nel corso dell'abituale convivio di fine anno, particolare momento di incontro tra le singole imprese storiche, ma anche occasione di confronto con le maggiori rappresentanze del mondo istituzionale della città, della provincia, del comune di Firenze e della regione toscana. Alla serata hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle singole imprese storiche aderenti alla UIST, anche personalità del mondo istituzionale locale e regionale, tra cui il questore di Firenze Francesco Tagliente e l'onorevole di Forza Italia Monica Baldi. Nel suo discorso di ringraziamento, Lorenzo Binismaghi ha sottolineato l'elemento straordinario rappresentato dalla realtà ultracentenaria della UIST e da imprese che, nel corso della loro storia secolare, hanno avuto la capacità di superare altre crisi economiche e di essere a queste sopravvissute. Con riferimento all'attuale scenario economico mondiale, Binismaghi ha invitato a un atteggiamento di responsabilità e di ottimismo, non dimenticando l'importanza di attuare, anche nei momenti difficili come quello presente, le riforme di cui l'Italia necessita per rimanere allineata agli altri paesi. Soprattutto in un momento di crisi come questa dimostra che la capacità di aziende di superare questa crisi evidentemente c'è, perché alcune aziende hanno superato crisi come questa in passato, puntando sull'innovazione, puntando sulle proprie radici, ma anche guardando avanti nel futuro, investendo, rimboccandosi le maniche e non ricoprendo le generazioni successive di troppi debiti.